Preside, oggi è un appuntamento davvero molto importante. E la Sicilia, l'Italia intera deve molto a quest'uomo. Sì, perché il suo gesto, perdendo un figlio tragicamente, non per un incidente ma proprio per la malavita organizzata, con la sua decisione si è aperta in Italia la discussione sulla donazione degli organi, che non deve essere un fatto individuale ma deve diventare un fatto culturale. Da questo abbiamo cercato di ribadire, nella speranza che questi incontri, coinvolgendo adulti e giovani, possano fare quella commistione fatale che consenta a tutti di acquisire la cultura della donazione. Lui pensa che nessun'altra regione nel mondo ha mai mostrato una partecipazione tale. Lui è veramente soddisfatto per questo. Questo è particolarmente modo riguardo la Sicilia, forse perché appunto Nicolas è morto a Messina. Prima della morte di Nicolas non c'era stato mai nessuna organizzazione che si fosse occupata della donazione degli organi. The number exploded after that. Dopo questo evento il numero è esploso e questo chiaramente è stato una soddisfazione in un tragico evento. Ancora la Sicilia è al di sotto di quelli che sono la percentuale delle donazioni rispetto all'Italia e all'Europa. Così lui spera che venendo qui ancora una volta possa dare un'influenza a che la donazione sia più numerosa. Qual è l'importanza di comunicare questi messaggi ai più piccoli? Ai più piccoli, perché poi quando possono dare questo messaggio ai loro genitori e quando ci sono questi eventi così traumatici per una famiglia, magari dare la parola di conforto e capiscono la problematica. E noi nelle scuole ci andiamo sempre, ora ricominceremo quest'anno a rifrequentare gli istituti e dare questi messaggi veramente a tutti i ragazzi di Gela. Il nostro ospedale ha raggiunto delle posizioni importantissime al secondo posto in Sicilia, quindi era impensabile. Ai tempi di Green non sapevamo neanche di che cosa si stava parlando, invece abbiamo fatto dei passi da gigante. Grande esempio di generosità e di altruismo. Un mito per me il signor Reginald Green, perché il bambino se n'è andato e non aveva, che tipo di decisione l'ha presa la famiglia, ha dimostrato di essere una famiglia di un livello culturale altissimo.